Nella scuola elementare, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività. Test che sarà ripetuto dopo 5 giorni. In presenza di 2 o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di 10 giorni. Ma qui casca l'asino. E dopo cosa succede? I bambini vengono esclusi dalle lezioni scolastiche perché la DAD non è più consentita. Diverso il discorso per gli studenti fragili che invece possono continuare a seguire le lezioni a distanza. Su questa situazione molte famiglie di Agropoli sono amareggiate e non riescono a capacitarsi sulla condizione attuale. L'ingegner Michele Infante ha voluto, tramite un'intervista sul nostro canale, intervenire sulla vicenda, facendosi anche portavoce di altri genitori che stanno vivendo la sua stessa situazione e spiegando le motivazioni richieste al dirigente scolastico. Ho approfondito un attimo l'aspetto normativo e in particolare la dirigente del primo circolo fa riferimento al decreto legge numero 1 del 2022, nel quale si disciplina chiaramente l'attività scolastica in caso di manifestazioni di Covid in classe. Diciamo che il decreto, in buona sostanza, disciplina i casi, dal punto di vista sanitario, nel senso che fa riferimento a casi manifestatisi all'interno delle classi che possono chiaramente incidere sulla salute degli altri alunni. E in particolar modo con 2 bambini la classe viene messa positivi, la classe viene messa in quarantena e si attiva la DAD, per 10 giorni, la normativa, fin quando non si negativizzano e quindi c'è la possibilità di rientro in sicurezza. Chiaramente nel caso della classe di mia figlia, ma credo anche, chiaramente non è solo il mio caso, anche in altri casi, una volta che praticamente c'è stato il giro di tamponi dei bambini, è probabile che dei bambini rimangano positivi e altri ritornino negativi. Quindi chi ritorna negativo rientra in classe e chi è positivo rimane a casa, udite, senza poter usufruire della DID, perché la normativa non fa riferimento a una situazione contingente di pericolo, ok? Ma voglio dire, la fase successiva è chiaramente non è disciplinata dal decreto, ma rientra nelle possibilità normative organizzative di quelle che sono praticamente le istituzioni scolastiche. E infatti ad Agropoli altre istituzioni scolastiche molto più lungimiranti, molto più attente alle esigenze delle famiglie, hanno attivato sostanzialmente la DID anche per un singolo caso. Io sono un docente all'Ispico de Vivo e nella mia scuola, in una classe, ho avuto un ragazzo che aveva i genitori positivi e che comodamente è rimasto, un solo ragazzo, è rimasto in DID e ho fatto lezione in DID in presenza agli altri ragazzi. Non sarebbe la DAD in questo caso, ma la DID, quella integrata. Cioè, in poche parole, Le singole classi devono essere dotate di un sistema multimediale che consente la trasmissione dei media, del video, audio nella lezione. E in realtà c'è da dire un'altra cosa importante, che in questa istituzione scolastica per i soggetti fragili è stata attivata la DID. E questa è la cosa eclatante, perché per un soggetto fragile è stata attivata la DID. Per i soggetti invece positivi, che stanno bene in salute, perché stanno bene in salute, mia figlia è solo positiva, ma può tranquillamente seguire le lezioni, non è stato attivato. Quindi non è che non c'è la possibilità tecnologica o alcun impedimento di natura tecnologica. In realtà non c'è la volontà della dirigente. Io questa cosa francamente non la concepisco. Non concepisco il cinismo di questi dirigenti, freschi dirigenti, consentitemi, lo devo dire, perché probabilmente non hanno ancora la sensibilità, non capiscono che dall'altra parte, della loro scrivania,
ci sta un mondo di persone che praticamente pagano le tasse, si vaccinano, fanno tutti i doveri di questo mondo, no? Fanno le persone civili, e che però a questo punto vengono maltrattate e bistrattate. Michele, allora facciamo capire anche ai telespettatori, quindi nel tuo caso, ecco, che tua figlia è ancora positiva purtroppo al Covid, fortunatamente, come hai sottolineato, sta bene, quindi non ha sintomi importanti da poterle impedire le elezioni. Quindi diciamo anche dall'aspetto poi psicologico della bambina, che come impegna le sue giornate, visto insomma che sono diversi giorni che lei è a casa, ha seguito per 10 giorni la didattica a distanza, adesso però si è interrotta per quello che spiegavi poc'anzi, però giustamente voi chiedete al dirigente scolastico di poter avere pari diritti magari dei ragazzi fragili che attualmente stanno comunque seguendo la DAD, quindi non sarebbe così tanto difficile poter inserire questi bambini che magari possono seguire la lezione con tranquillità, perché non malati, perché insomma pienamente in salute, e quindi anche volendo possono essere interrogati, insomma possono fare delle verifiche a distanza, come poi si è fatto lo scorso anno. Sì, sì, certamente. Diciamo, la situazione psicologica di mia figlia è chiaramente come delle altre bambine e bambini che ci stanno nella classe, è chiaramente di quella che si sono visti improvvisamente tirati fuori. Quindi parliamo tanto di inclusione, parliamo tanto di cose belle, no? si parla tanto, poi nei fatti non si agisce. Quindi io su questa storia andrò fino in fondo, ma fosse altro che mia figlia, ma mi sento investito di un ruolo che mi devo comunque mi devo cucire per aiutare anche altre persone, tanto è vero che addirittura c'è un'altra bambina, una bambina che addirittura la mamma ci ha mandato il certificato il tampone, perché questa è straniera, e grazie a mia moglie siamo riusciti a comunicare e a trasmettere i dati. Quindi dietro, al di là della scrivania, bisogna andarci, non bisogna rimanere al di qua, ma bisogna andare al di là, bisogna entrare in contatto empatico. Questi nuovi dirigenti devono, secondo me, seguire un corso di psicologia, un corso di, non lo so, di pubbliche relazioni. Probabilmente chi li ha selezionati, consentitemi l'appunto, non li ha selezionati bene, perché probabilmente non hanno capacità comunicative e soprattutto di ascolto, che deve essere la prima, il primo. Scusate la polemica su queste persone, però io ogni volta che ho a che fare con delle persone che detengono il potere, trovo sempre questi muri, queste barriere. Ma questi muri li faremo saltare, li faremo saltare. Michele, tu non ti fermerai, come hai detto, su questa situazione, vuoi andare avanti e sei anche intenzionato a fare ricorso, perché come te anche altri genitori, anche altri genitori, insomma, sono amareggiati per questa situazione. Diciamo che in 2 anni questa pandemia non ci ha insegnato nulla, anzi, forse uno strumento importante ce l'ha dato, è proprio la DAD, da utilizzare in queste situazioni di emergenza. Però a questo punto vediamo che vengono messi dei paletti, e sono assurdi questi paletti, perché poi non ci vuole così tanto ad attivarla, insomma, la didattica a distanza, per chi può farlo, ovviamente, perché chi magari è malato, ha dei sintomi e non può seguire, è normale che deve stare in tranquillità. Però per chi sta bene, quindi un bambino che può regolarmente seguire la lezione, non vedo perché non attivarla. Davvero è assurdo. Questo anche da parte del governo, in generale, come norme. I bambini, io li ho osservati, anche io sono un educatore, chiaramente i bambini sono addirittura anche entusiasti, si ritrovano in DAD, parlano tra loro nell'attimo di pausa, quindi voglio dire, comunque interagiscono. E quindi la DAD, che viene così demonizzata e così vessata probabilmente da vecchi, perché noi siamo, parliamoci chiaro, l'Italia è un paese di vecchi, non ce lo dobbiamo scordare, è un paese di vecchi. Io pure sono vecchio, probabilmente, per insegnare ancora. E mi metto io per primo, non hanno capito le nuove generazioni come interagiscono con questi strumenti. Quindi lei si sentiva e si sente
tranquillamente a suo agio, anche in DAD, è riuscita a recuperare l'anno scorso a fare tranquillamente il programma. Io non capisco perché poi si va a demonizzare la DAD. Ma voglio dire, questo è l'unico modo in questo momento per comunicare. Facciamoli comunicare, questi bambini, anche in questo modo. E non gli leviamo questa possibilità. Sta in uno stato di prostrazione, sta praticamente un po' anche depressa. Chiaramente io farò fare una perizia psicologica a mia figlia da un perito e chiaramente io inoltrerò una querela di parte nei confronti dell'amministrazione rappresentata dalla dirigente in questo momento e chiaramente dal Ministero, perché non è possibile una cosa del genere, non è possibile, è inammissibile in un paese civile come il nostro, non è possibile, scusatemi anche l'appunto politico. Questo è il decreto del governo dei migliori, è il decreto del governo di quelli che praticamente stanno pensando solo ed esclusivamente all'economia e non ai bisogni. E consentitemi l'appunto, perché è così. Questa è la prova evidente di una falla in questo governo. Io mi affido al buon senso di chi detiene il potere in questo momento. E allora, se siete persone di buon senso, questo è il mio grido di dolore. Abbiate buon senso, abbiate, un po' di empatia nei confronti di chi vi sta di fronte, chi vi chiede le cose, e ve le chiede anche in maniera magari un po' dura, ma ve le chiede. Allora ognuno deve fare il suo lavoro. Questa è una questione che può essere risolta con un ordine di servizio della dirigente. Non è neanche necessario andare in collegio d'utenti, consiglio di istituto e fare tutta questa parata, perché il dirigente, se vuole, fa l'ordine di servizio e poi dopo successivamente ratifica l'ordine di servizio nel collegio docente. Mi prendo un po' di tempo, voglio sperare, sono ancora fiducioso che qualcuno si accorga. Noi ce l'auguriamo che in questi giorni possa cambiare qualcosa per le scuole, insomma, del nostro territorio, ma anche a livello nazionale per quanto riguarda il governo, visto che già, insomma, stanno cercando di modificare, ecco, le ultime normative. E io ti faccio davvero un grande in bocca al lupo per tua figlia, che ricordiamo quanti anni ha tua figlia, ricordiamo ai telespettatori, perché stiamo parlando di una bambina piccola, insomma, che ha 8 anni. Però sì, giustamente tu sei la voce anche di altri genitori che come te stanno soffrendo questa situazione proprio non bella, insomma, in questo momento, quindi ci auguriamo che possa che questa situazione possa risolversi nel migliore dei modi, soprattutto per i bambini. Questo è, insomma, l'augurio che vi faccio, e poi naturalmente di ritornare alla normalità al più presto, quindi questo, insomma, è quello che mi auguro e vi auguro. grazie Michele Infante per l'attenzione veramente che ha dato il Cilento Channel. Cilento Channel numero uno nel Cilento. Queste sono delle realtà che devono essere valorizzate assolutamente. Siamo la voce dei cittadini, ed è giusto, insomma, che i cittadini, ecco, facciano presente quali sono le loro problematiche. Il nostro dovere, insomma, portare all'attenzione delle istituzioni a questo punto quali sono le difficoltà delle famiglie, soprattutto quando si parla di scuola. Certo, ma la cosa grave è che questa cosa non emerge. Ancora non sta emergendo, io non ne sto sentendo neanche dalle televisioni nazionali o dai giornali, eccetera. Questione su questi bambini abbandonati. Quindi questo grido di dolore questa volta parte dal Cilento. Il Cilento si deve risvegliare e deve dire la sua, può dire tranquillamente la sua su questa questione, anche al governo dei migliori, dei più grandi.